Innanzitutto, quando è successa l'epidemia, ci siamo preoccupati subito dei nostri ragazzi e abbiamo, per prima cosa, allontanato tutte le persone che erano immunodepresse e che quindi rischiavano di ammalarsi, e poi abbiamo praticamente allontanato anche tutte quelle persone che avevano paura o che comunque avevano qualche linea di febbre. Quindi abbiamo fatto un'azione preventiva allontanando prima tutti quelli che potrebbero essere stati contagiati. E poi ovviamente ci siamo presi a cura anche dei nostri clienti, igienizzando ancora di più dove possibile tutti i nostri negozi, carrelli. Abbiamo messo a disposizione il gel, siamo stati una delle prime aziende che hanno predisposto subito un sistema di sanificazione interna del punto vendita, sia interna che esterna, con delle aziende specializzate che praticamente di sera sparavano un gas che eliminava tutti i batteri, tutti i virus. Abbiamo dato le mascherine, abbiamo dato le visiere, abbiamo dato i guanti, tutto ovviamente con molta difficoltà perché ogni giorno c'era un'esposizione diversa, ma soprattutto nel mercato non si trovavano le mascherine, non si trovavano i guanti tuttora. Però abbiamo fatto tutte queste cose e credo che queste cose qua ci abbiano aiutato a lavorare bene. Ecco, e adesso siamo entrati nella fase 2. Come la state affrontando e come guardate al futuro? Siamo un po' tutti, come dire, attenti a capire come cambierà un po' il mercato, perché sicuramente cambierà. Quello che è successo è che nei 2 mesi, marzo-aprile, dove la gente è stata costretta a stare a casa, ha completamente cambiato tutte le abitudini alimentari. Quindi andavano via molto di più i prodotti, le materie prime per poter fare da mangiare a casa, visto che la gente era a casa, aveva tempo e quindi poteva fare la pizza, poteva fare il pane, poteva fare i dolci. E quindi diciamo c'è stata una ricorsa al lievito, alle farine per esempio, che hanno avuto dei volumi pazzeschi. Quindi abbiamo anche avuto qualche difficoltà a reperire il prodotto nel mercato. Quello che succede è che adesso la gente torna a lavorare e che quindi sicuramente avrà meno tempo e ritornerà a comprare quei prodotti freschi o già cotti, già pronti da poter mangiare a casa, e stiamo cercando di capire qual è il mercato del domani, perché alcune abitudini si sono cambiate e per esempio il commercio elettronico, la spesa online che noi abbiamo in alcuni nostri punti vendita è quintuplicata rispetto a come andava prima, e quindi secondo me la gente ha imparato e ha capito che è un bel servizio che fondamentalmente è utile e credo che resterà comunque con una buona parte dei clienti che tornerà a fare la spesa online. Per il resto siamo tutti molto positivi, nella speranza che tutto torni come prima o anzi meglio di prima.